Sono Carla e questo è il mio canale. Allora, mi vedete un po' strana, sfatta, perché ho l'influenza. Ecco appunto, però volevo comunque girare un video perché prima di avere l'influenza ho fatto due acquisti da un negozio. Oh mio Dio, adesso ve ne parlo e allora devo assolutamente tenervi al corrente. Mi vedete in questa postazione qui che è esattamente al contrario di come mi vedete solitamente perché è buio fuori e quindi io non ho delle luci ancora adeguate per fare il video di là, però sto lavorando, cioè nel senso le ordinate da internet dovrebbero arrivare e quindi niente, oltretutto non mi dispiace nemmeno avere questo sfondo. Comunque incominciamo subito. Allora, a Torino è arrivato un negozio e questo negozio sarà la mia fine, io lo so già. Questo negozio è, rullo di tamburi, Claire's. Sì, è Claire's. No, io non ci posso credere. Alle Gru, a Grugliasco, hanno aperto Claire's. Io sapevo l'avessero aperto a Roma, tipo a Milano. Io l'avevo visto a Nizza ed ero rimasta incantata quando l'ho visto qui, in questo centro commerciale in cui vado praticamente una volta a settimana, di più. Ho detto no, 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 sto per svenire, sto per svenire, sto per svenire. Ed era, Madonna, quanto è bello quel negozio, è meraviglioso, è meraviglioso. Io non ci posso ancora credere sia aperto a Torino, quindi ho detto ok, comprerei l'intero negozio, Carla, però conteniamoci. Quindi niente, vi faccio vedere le prime cose che ho comprato. Questo negozio è pazzesco, per chi non lo conoscesse vende di tutto, dalla bigiotteria ai gioielli, quindi tutte quelle cose lì, cose per capelli, le cose più inutili per capelli, cioè tipo le pinze più strane, tutti quegli aggeggi per fare le pettinature più strane. Poi, allora, per i fan degli One Direction, credo che sia la mecca quel negozio, perché tipo ha 7 stand, non è vero, però ha 3 stand, tutto One Direction. E niente, e poi c'è anche la mecca di Hello Kitty, lì sono molto felice. E oggi ho preso solo una cosa di Hello Kitty, però mi rifarò più in là. E poi adesso tipo vendono tutte le cose di Halloween. Arriviamo al dunque. Allora, vendono tutti gli smalti, smalti pazzeschi, bellissimi, di tutti i tipi, tutti i generi. Io ne ho comprati 3 in particolare. Allora, ho comprato questo qui, purtroppo le luci sono quel che sono, che è questo qui tipo effetto marmorizzato, rosa. Ed è quello che ho sulle unghie in questo momento. No, vi faccio vedere l'altra mano che è venuta meglio. Eccola qui. E poi l'ho comprato anche in blu, quindi è lo stesso effetto, però uno è in rosa e uno in blu. C'è anche nella variante arancione e verde. Io l'ho preso di queste due colorazioni ed è lo Splatter Effect. Eccolo qui, lo Splatter Effect. Questo qui si chiama Splatter Blu e questo qui si chiama Splatter Pink. Ok, non vedo niente, non vedo se avete visto, se non avete visto, no, mi sa di no, vabbè, amen, Splatter Pink e Splatter Blu. Qui c'è scritto che questi vengono 4,99 euro, in realtà io li ho pagati 2,99 euro, non so se è una promozione solo perché è una novità oppure saranno sempre 2,99. Comunque ne comprerò sicuramente altri. Adesso devo guardare un attimo anche la tenuta. Ne comprerò sicuramente altri perché ci sono delle colorazioni pazzesche, anche semplicemente matte ma non opache, cioè colore unico. Ci sono delle colorazioni pazzesche, bellissime. E poi ci sono questi smaltini che contengono meno prodotto, ma un ml di prodotto in meno, non so, però è una confezione diversa, sempre di Claire's, la marca è proprio Claire's. Eccolo qui, rosa brillantinato, è tutto un brillantino unico. Questo è bellissimo, anche questo è 1 euro, pensate un po'. Poi vi lascio vicina, è così più semplice. E poi che cosa ho comprato? Questo qui che è particolarissimo, c'era il 2x1. Sì, il 2x1. Ne compravi due al prezzo di uno. Cosa sono? Allora, sono tipo dei matitoni burro cacao, si possono usare sì, da burro cacao, però ci sono diverse profumazioni. Perché? Perché servono anche da profumo. Quindi voi lo mettete qui e sa di profumo.
Questo in particolare è il cocco. Io ho preso la profumazione del cocco, certo non mi dura tantissimo, però dà un leggero profumo, nel senso quando vi mettete il burro a cacao ve lo mettete anche qui, non so, poi ve lo spargete un po' dove volete. E carina come idea. Questo qui viene 3,50, però appunto ne prendi due con 3,50. Infatti mamma ne ha comprato un altro, l'ha comprato al gusto di biscotto. Io ho preferito il cocco. E niente, è un profumo eccezionale, bellissimo, buonissimo. E poi per una partita di cover per cellulare, accessori per l'iPhone, questo negozio è tipo, ripeto, la mecca, perché è pazzesco, vende delle cose bellissime. Allora, ho comprato questo, che è il button stickers, che è per l'iPhone naturalmente, che sono quegli sticker che si mettono sul bottone della home, e questi qua sono tutti brillantini, ne vedete mancare uno perché se l'è fregato mia mamma, quello che manca era quello argentato, io prenderò quello rosa ovviamente, gli altri magari li userò poi dopo. E questi qua li ho pagati 3,95 euro. Ce n'era bellissimo, c'era bellissima la confezione, che dentro aveva 4 di questi, tutti pelusciosi. Era un peluche, un bottone fatto a peluche che si metteva lì, stupendo. Anche quello mi piaceva tantissimo, però poi sono andata su questo un po' più sobrio, per quanto poi sia sobrio. E poi cover. Allora, dentro questa confezione, questa è per il 5, quindi l'ha comprata mia mamma, perché purtroppo per il 4 non c'era, però devo farvela vedere perché è tipo meravigliosa, ed è costata 14,95 euro, e ve la faccio vedere. È di peluche. Questo è il 5 di mia mamma, come vedete il brillantino. Eccolo qui, ciao! Ok. Io ve la devo far vedere veramente bene perché è troppo bella. È morbida, è morbidissima, è un peluche, è troppo bella. Però non c'era per il 4, io sono rimasta traumatizzata perché la voglio anch'io assolutamente, devo trovarla. Però per il 4 ne ho trovata una fantastica, sempre a 14,99 euro. Forse la forma riuscite già a vederla. Sì, è Hello Kitty, l'edizione limitata per Claire's. E oltretutto, guardate che ridere, dentro c'era proprio tipo un telefono. Cioè non sono di... è proprio a forma di telefono. Boh, questa è una cretinata. Vi faccio vedere la cover. Allora, la meravigliosa cover è questa. Non vi siete svariate su internet, però non bella come questa. È troppo bella. Allora è così. Qui è fatta così, mi piace anche molto questo dettaglio che ha qui, col tasto qui della home. Oddio, quanti messaggi! Bene, con scritto Hello Kitty, Sanrio, la faccia di Hello Kitty, però cioè, è proprio bella, mi piace tanto. Poi è comoda, è abbastanza ingombrante, come vedete, a parte che ci sono abituata, però è veramente comoda e mi fa impazzire. Quindi, questi erano i miei acquisti per oggi di Claire's, vi allontano. Sicuramente non saranno gli ultimi, perché credo andrò parecchie volte, e sicuramente vi farò dei video haul perché hanno delle cose, cioè, troppo sfiziose, veramente, troppo belle. C'è anche tutta la parte make up che vorrò provare, c'è anche tutta la parte, non lo so, tipo di gioielli, non ho ancora comprato niente. Oppure ci sono anche le cose per la scuola, tipo i quadernini, i diarietti, quelle cose, no, troppo belle. E oltretutto non hanno nemmeno dei prezzi esagerati, madonna mia, ho parlato 10 minuti. E oltretutto di fianco, sì, lì vicino, nei dintorni, c'è Accessorize, che secondo me fallirà, cioè nel senso, perché la bellezza delle cose è identica, se non superiore a quella di Claire's. I prezzi sono inferiori, la scelta è più vasta, quella di Claire's, e oltretutto vendono non solo bigiotteria, ma anche tutto il resto, quindi Hello Kitty, cioè qualsiasi altra cosa. E portafogli, ecco, anche quello, di tutto. Adesso voi magari mi dite, ma perché mi dici queste cose, che io Claire's lo conosco meglio delle mie tasche, e per me è tutta una novità, cioè nel senso io non lo conoscevo fino ad ora, e niente. Poi vabbè, sono anche passata da Pinky, e mentre ci sono ve lo faccio vedere, ho comprato una gonna di quelle che si usano molto in questo periodo, queste qui svasate, tipo, che sono lisce, però una volta che indossate sono a balze, tipo
Con questo modello si vedono molto quelle di pelle che vorrò prendere, però me ne serviva una... Me ne serviva? Non ho roba da vestire, mi serviva una gonna. Ne volevo una così, di cotone, normalissima. Normalissima appunto, da abbinare un po' con tutto. E ho preso una S e costa 14,99, quindi veramente poco. E niente, ve la faccio vedere, ve la volevo far vedere, da mettere a vita alta, sia con la maglia dentro ma anche con la maglia fuori. Poi sicuramente vi farò un outfit, l'abbinerò con delle calze magari velate, degli anfibi, mi piace questo look. Vi farò sicuramente degli outfit, perché mi sono abbastanza presa bene con gli outfit, sì. La mia influenza non ce la fa più. Vi mando un grossissimo bacio e spero vi sia interessato, spero di non avervi contagiato, scherzo.